frase ormai mitica, perché vorrei essere questo, cosa vorrei essere questo? Vorrei spettacolo essere una presenta? Panoramica sul mondo femminile. Però, con incursioni sia nella poesia, sia nel teatro, nella musica lirica e anche nell'operetta. Nell'operetta, anche nel vernacolo. Nel vernacolo, nel vernacolo, vero, vernacolo doc. Perché vedremo in questo spettacolo un pomeriggio da passare insieme allegramente, ma anche ci saranno dei passi molto interessanti anche per capire la donna nei suoi aspetti, nel suo aspetto nel mondo dello spettacolo. E vedremo appunto la donna, come era la donna livornese, perché era la donna livornese e contava tutto l'uomo, e vedremo come il grande Peppe Orlandi l'ha creata, e questo personaggio della maschera livornese, della popolana, l'ha creata nelle sue commedie e nelle sue scenette. Allora non rimane altro che presentare l'inizio di questa bellezza aprendo con Mascagni, Pietro Mascagni, ma non con un'opera, con una romanza da camera, una romanza da salotto, dal titolo Mama non mama. È una romanza per vedere come una fanciulla, appunto, chiede una Margherita se il suo amante l'ama o non l'ama. Vediamo Mascagni come l'ha messo. Signori, donne, così sia, buon divertimento! Mi soffiava sotto al gonnellone fiorato, scarrocciavano come papaveri briai di sole in un campo dorato. Donne sode, statuarie, roba da non crede, le iome nere sciorte fino al culo per 42 piedi. Nell'occhio c'avevano ancora
le cispie della guerra, polvere di sogni e di speranze, scaraventate giù a fittoni per terra, ma nel loro grande cuore amaranto e nelle grandi mani ci avevano la voglia di ricostruire un nuovo domani. Io allora ero un bimbo, ero piccino, non ero mia un uomo vero, però se mi ricordo di quel giorno, mi infuoco in cielo. Il mio babbo e mi mandò a comprarmi un pacchetto di sigarette e io le andai da lei, che era la più bella di tutte. Me la ricordo come fosse ora. Nel cielo si involò un grido con le rondini: «Allò, la pula!» Lei mi prese per un braccio e mi portò nell'ambito di un portone. Le gambe e mi tremavano, le palanche nella mano erano sapone. Ne chiesi una stecca di Lucky Strike per il babbo che è malato. E qui ci fu la mia prima visione celestiale, il gran colpo di teatro. Lei alzò di scatto il sipario a fiori e rufolò nel battipotta! E le budella a quello spettacolo mi si fece ghiotta e sentì uno strano sommovimento, un premermi crescente fra le osce sempre più deciso, che mi impaurì perché non sapevo cosa fosse. Scappai al contadino, le palanche fra le dita mi sgusciai e così cadendo composero la onda sonora della mia vita, passata sempre con lo stupore di quel giorno davanti al mare e alle donne della mia Livorno, onde passanti che accarezzo con lo sguardo e col pensiero, abissi profumati dove mi immergo per capirne il mistero. E nella schiuma di una donna che s'allontana dalla mia strada, trattengo sempre una goccia, come fa il fiore con l'argiaia. E le sigarette? Ormai ne fumo al giorno soltanto un paio, perché è mia vita, è vero? E non è la solita cosa doverne un predetto baccaio! Questo parco con tutto questo bel verde, senti lì, l'uccelli parlano fra di loro, che bellezza! Allora mi sembra di ritornare indietro quando ci rivenivo col mio fidanzato, ma senti, senti! E invece ora ci vengo quel che è nato d'un cane di Filiberto, sì! E lo devo portare qui perché suo papà mi ha detto di starci attento! Oh, si ama Berto, ma io lo chiamo Filiberto perché di sa quanto fili e se come l'acciuga c'ha due gambine che pare la porcella davanti della bicicletta, però di è una molla e qui e là e su e giù, non lo vedi mai, mai lo vedi. A proposito, dove sarà? Filiberto, Filiberto, stai attento, stai attento. Così fa in viaggio i tuoi servizi, non avevo lavato nemmeno il collo stavale. Mamma mia, io non permetto, ci sta sempre la bocca aperta e qui c'è anche pieno di mosche, mamma mia. Di chi è quel bambino? Vai, lo volevi alla casa di Bobby Taylorre. No, no, un è mio. E allora, di chi è? Sarà di sua madre, no. Grazie tante, sua madre chi è? No, non sapere nulla, sarà la suggeritrice, Guardi, che io sono la gente. La gente? Ho sesso! Beh, insomma, sono il vigile di servizio tutto il giorno.
Ma oh, senti, io invece sono a mezzo servizio. Ma si può sapere cosa vuole da me? Che voglio? Che voglio? Mm. Io voglio fare la contravvenzione perché il bambino è salito in coppa all'aiuole. Per questo! Ma devi sapere che il bimbo va lo tiene, no? E allora è l'avvocato. E quando vede l'aiuole ci monta sopra e va largo. Non faccia soliloqui da sola. Avanti, mi dia il nome. Ti fossi scemo, se lo dall'epo domani io me fo. E va bene, avanti, come si chiama? Ah, io mi chiamo davvero. Cosa è là che volete? E beh, insomma, come la chiamano? Oh. Come mi chiamano? Assunta! Oh, veramente? Guardi, per essere sincera io mi chiamo Sebastiana, vero? Ma quando il mio padrone mi prese a servizio mi disse: baderai al bimbo, dovrai starci attenta, ti do 100 franchi il giorno e da domani sei assunta. Ora io non è che quel nome mi sconfiggeri tanto, vero? Ma per 100 franchi mi può chiamare anche Archimeda, importante. Dunque abbiamo detto assunta, ecco, figlia di Mimà. E chi è Mimà? E chi la conosce? Io non so la mia. Ma come, non la conosce? No, io la mia non so, la mia è la sua. Ma forse l'aveva conosciuta mio padre. Avanti, passiamo oltre. Dunque, sua madre sarebbe la moglie di mio padre. E suo padre sarebbe il marito di mio padre, no? Lei cerca di imbrogliarmi. Lei cerca di imbrogliarmi con le chiacchiere. Ma non avrà mica dato il nome falso. Ma perché mi ha preso? Oh, giovane, sono cinema, ma vado in terra. Andiamo, non scherzi, si ricordi che lei sta di fronte alla forza. Alla forza, la grazia di Arnera, ma non li capisci! Dunque, riepiloghiamo, abbiamo detto, lei dove è nata? In un letto! Santa pazienza, voglio dire, dove è venuta la luce? No, no, guardi, la luce c'era. Ho tagliato fili perché si pagava le bollette. Io nacquetti al lume di Andena. Ma insomma, si può sapere di che paese è? Della rotta. E chi l'ha rotta la pagherà. Guardi che io la frego, quasi la fregatina di dietro al groppone ci andrebbe proprio bene, mi grada tutto. E non faccia dello spirito. Ha preso dalla distilleria, benvenuti. Allora insinui, sappi che io sono un uomo corretto. Ma lo sa che ora mi ci fa pensare, guardi, con un cucchiaino in bocca e una scorza di limone sull'orecchio pare proprio un poncia a vela. Andiamo avanti. Basta mi venga addosso, bell'uomo. Dove abita? Con la mia sorella. E sua sorella dove abita? E con me. E tutte e due dove abitate? Insieme, se no se ci vuol dormessere lì. San Gennaro il benedetto, lei mi sta prendendo per il padre. Ma io, ma vorrei farlo. E anche tutto un taibò. Adi, che poi va a finire che io la porto in camera. Ma a me in camera? Ma in camera ci porta la tua sorella, diavolo! Non si intenda! Ho detto in camera, ma di sicurezza. Ah, ecco, ora si comincia di qualcosa. Almeno sto al sicuro, da filobucce e arrozze. Con questa non ci si fa. Ecco, con questa non ci si fa. La grazia di Riccio. Dunque, come spiritosa. Allora, dove abita si può sapere? In via del Leone! A me da paura si uccide. E dove sarebbe questa via del Leone? Oi oi lui. Dunque, allora la presente via della Lepre, vicino a via del Fagiano, accanto a via della Rondinella, sì, lì accanto a via dell'Olio. So se sto di asse in via Fagiano. Va bene, ho capito, ho già capito. Allora, abitanti al parterre. No, al parterre ci starai te, insieme a Gedimano del Cigno, prego. Guardi, la pazienza a me. Di qua. Fuori le carte. Come le vado, Carramino da scopa? No, la tessera di riconoscimento. Ah, la carta d'indennità, ho capito. Sì, quella bella simpaticona mia. Oh, che lo so, a modino, eh? A modino, perché se ti vede il mi Renato, a soldi picchi ti fa l'occhi cinesi. Renato, Renato, sei Renato. Ma che
vieni su da me, saremo soli io e te, ti posso offrire un caffè, in fondo che male c'è, ma cosa hai messo nel caffè? Ho bevuto su da te, c'è qualche cosa. Piacerebbe, sai,
quei cassettoni, le corone di fiori per gli angeli. Ah, sono una cosa che mi piacciono tanto. Ah, bisogna grattare via tutto, eh? Rifare proprio lo spessore del soffitto, eh? Ah, perché allora se lo facciamo con una camera, tanto vale farlo in tutto, no? Per non ritornarci poi sopra il mese 21, perché sa, mio marito non piace avere un esempio per hai per casa, neppure a me, eh? Sì, sì, allora fissiamo bene questa cosa, eh? Sì. Sa cos'è, appetito? Che quei soffitti così antichi e non mi stanno mica più bene quelle finestre che ho adesso. Io ci vedrei più un'apertura, come dire, cinquecentesca, ecco. Una cosa così, eh? Ah, ah, certo, certo che diventa un lavoro in muratura, ma anche una cosa che sta bene, eh? Non si può mica fare le cose a metà e poi si figuri, eh? Mio marito è così preciso e poi noi abitiamo lungo senza noie di inquilini sopra e né sotto, e quindi è meglio fare un lavoro organizzato, è vero? Ecco, ecco. Sa cosa, architetto? Che con quei soffitti così antichi e quelle aperture cinquecentesche non mi stanno mica più bene questi pavimenti che ho adesso, sa? Io ci vedrei più un bel marmo di Carrara con tutte le venature, eh? E poi anche la scaletta che va su in terrazza. Tanto cosa vuole che sia demolire una scaletta? Io ci vedo più uno scalone bello, imponente. E se no non ci fa nemmeno figura lei, architetto, eh? Va bene? Senta, architetto, ha presente lei quella banca così austera davanti al nostro villino? Ecco, siccome mio cognato è un pezzo grosso bancario, volevo farlo interessare al ministero per poterlo spostare un po' più in là, perché io sono uscito dalla casa. No, però intanto cominciamo noi in casa, se no si va a finire alle calende greche. Dunque anche sabato, poi mi va bene anche lunedì, cosa mi manda? Uno squadrone d'operai? Ah, no, però mi raccomando, non prima delle nove, perché il mio marito è buono, cavo, gentile, ma il suo sonno è sano. E svegliarlo prima del tempo per una semplice roba sul soffitto mi sembra proprio esagerato. Comunque c'è la mia festa, mi dico. Abbiamo spaziato dal vernacolo alla canzone italiana al teatro di varietà di Franca Valeri. Adesso andiamo con l'opera lirica. L'opera lirica, beh, la voce del soprano, il personaggio femminile, è protagonista in tantissime opere, ma questo che vi presentiamo oggi è un personaggio particolare, e è Norina del Don Pasquale di Donizetti. Questo personaggio, vedrete in questa cavatina di Norina, so che io la virtù magica, come lei sta organizzando insieme al fratello e poi insieme al suo innamorato questo gioco che faranno, questo prese di giro intorno a questo vecchio Don Pasquale. Questa aria appunto rappresenta la donna spiritosa, la donna, come si può dire, birichina. Vedrete in questa nostra cavatina di Norina. Prego. Thank you.
un'emozione, sa perché ti amo, è un'emozione, cresce piano piano, stringimi forte, stammi più vicino. Mario! 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 Cioè, ma cosa urli? Sembri un ossesso. Donna, du-du-du, ma chi sarà mai? Questo non sbaglio, sento puzza di guai. Donna, du-du-du, sta fotografia non è di certo quella di tua zia. Sì, hai ragione, ma non vedi? Non vedi è mia cugina Francesca? La vedi, guarda. Francesca? Sì. Io la conosco, ma questa non è Francesca. Da. Non le somiglia per niente, perciò dimmi chi è questa. Ah, oh, sì, hai ragione, guarda, mi sovviene proprio adesso. Sì, è una signora che ho conosciuto ad un raduno aziendale. Sì. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ah, metteva l'amore sopra ogni cosa, naturalmente. L'avrà messo sopra anche te questo amore, è vero? Avanti, confessa! Ebbene sì, e ben mi sono scordato di te, come ho fatto lo so. Ben! Una ragione vera poi c'è e se vuoi la dirò. Sì, certo che lo voglio, lo voglio sapere! Lo vuoi sapere? Sì! Con le mani sbucci le cipolle e le sento addosso sulla pelle e carezzi i gatti con le mani. E tu lo sai che io sono allergico alle cipolle e ai gatti. Scuse, tutte scuse, lo sai in realtà tu che cosa sei? Tu sei un mascalzone, sei un porco, un maiale. Basta! Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità ti fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e lo riparo. Che fame, così non si può. Dovresti pensare a me. E stare più attenta a te. Con quella tua faccia non ti posso più vedere. E ora sai perché. Certo, ne morrò. Dimmi cos'è questa strana follia che c'è in me, che non posso frenare, perciò io qui ti ucciderò. No, non scherzare con quel gingito, in fondo vedi, sono già pentito. Ascolta, cara. Sì, sentiamo. Io sono qui. In giro, altra non è, non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te, ma sono qui, in ginocchio da te. Parole. Guarda, ti giuro che... Parole. E ti ucciderò, ucciderò. Io voglio vendicare l'onestà del tradimento. Avanti, che effetto ti fa? Tu chiamale se vuoi, emozioni. Io vedo un uomo che ora muore per amore. E questa donna che pietà più non avrà. Nessun coltello ormai ti può ferir di più di una pistola che ti ucciderà. 10 minuti per te possono bastare. Na, 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 na.
farti dimenticare i tuoi capelli da carezzare e le tue gambe per farmi impazzire. 10 minuti così, dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì. In fondo vedi, cara, mi sono già pentito, perdonami. E va bene, però ricordati, quando si dice sì, tiene la mente. Tararara. Non sa da fa morire, nu cuore amante. Tararara. Sì, sì, certo, farò tutto quello che vuoi, amore mio. Sì, farai tutto quello che voglio. Sì. Sì, sì. E allora, e allora... che non mi lascerai mai. Dimmi che sei, sei l'unico grande amore. E dico che so, che solo te amerò. Ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Ah, il telefono, caro. Mamma, vado io. Vai, vai, cara. Vai, mamma. Pronto? Ciao, sono io. Buonasera, dottore. Amore mio. Mi dica. Non resistevo più. Pensavo a te. Davvero? Quando verrai. Non parlare se lì c'è lui, arrivederci amore, a domani. Certo, sì, sì, a domani, dottore, grazie mille, molto gentile, sì. Buonasera, dottore, buonasera, dottore. Lo sai chi era? Il dottore! Come hai fatto a indovinare? Istinto de uomo. Ah, sai cos'è successo? L'altro giorno sono andata dal dottore e sbadata come sono, ho lasciato lì tutti i documenti, la tessera sanitaria, la carta d'identità, la patente, e lui molto gentilmente mi ha chiamato per avvertirmi. Ma domani vado a ritirare tutto. Ma no, che gentile! E allora dove eravamo rimasti? Thank you.
Roccia,
c'era un comero della circonferenza del gazebo della terrazza. E quando ci prende la mura, poi Andrea, cosa ci deve prendere? I bolloni, l'incendio di San Francisco. Poi una onca così di riso freddo. Mi piace tanto alla mamma. Ma viene ancora le note! Ancora. E soprattutto 12 bottiglie, 12 d'acqua da 2 litri. E si risparmia a prendere quelle da 2 litri. Sì, però poi mi tocca portare la mia. E insomma, si arriva sulla spiaggia. Posso la ghiacciare io. Mi stendo l'asciugamano. La guardo. Lei mi guarda neanche carri lo sguardo che uccide. E qui c'è troppo vento. Vento. Una leggera brizzolina, ma mi scompigliava il risciolo biondo, e allora cosa avevo fatto? Ho ripreso l'asciugamano, l'ho piegato sotto il braccio, la borsettrolo, la ghiacciaina, e cammina, 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 e lì c'è troppo sole, e qui c'è troppa ombra, e là c'è la radio accesa, e l'ulin ne puzza piedi, e se ne vuole più, cammina, 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 alla fine mi fa, vai, fermati lì, mi fermo subito. Guarda lì che bel posto, quanta gente abbronzata e quante belle palme. Ui, ma dove siamo finiti in Africa? No, si era ritornati sul Viale Italia. Avete sentito che cosa mi dice? Se voglio fare un amore con lei, dopo questa giornatina è qui, Viale, anche se voglio fare l'amore con te, ci credo. Che fa di essere uomini, lo dice anche Solange. Vorrei vedere un altro al posto mio, ma noi non ci pensiamo, il divorzio costa un fottio, vero Dio. E allora... Oh, ma l'avete... Ah, voi non lo potete sentire. E mi ama col fischietto a ultrasoni del cane. Vengo, vengo! Oh, e vado. Una avesse arrivato prima Ugo. Il cane, Vengo, amore, principessa. Dove sei? Principessa, vengo! Regina della... Insomma, che regina dell'Asia. Mi pare un po' troppo azzardato, no? Se ne dice... Reginella, vengo! Reginella, Reginella!
mi fanno ancora la corte, sai. Mamma, ti meriteresti un bel cornino. Come hai detto? Scusa. Ti meriteresti un bel cornino. Vedi, cara, ormai hai altrettanto. Devi assegnarti, devi accettarti così come sei. Insomma, devi saper invecchiare. Oh. Ma sei cieco? Casomai presbite, come te, naturalmente. Ah, bene, cara, io vado in ufficio. Ti saluto. Ciao, anzi, ciao, bel donnino. Hai capito? Devo accettare di invecchiare, mi devo rassegnare. Come se non mi interessasse. Se lo meriterebbe davvero un bel donnino. Vorrei proprio vedere come reagirebbe o cosa direbbe se mi trovasse in casa, in atteggiamento un po' equivoco con un uomo, ecco. Quasi, quasi. Non sarebbe mica una cosa di bene. Però qui, qui ci vuole un uomo, eh. Come faccio? Ma chi? C'è il cugino della mia amica Roberta. Però è un po' troppo timido, non accetterebbe mai. Oppure l'amico di Giulio. No, quello è anche bruttino, non ci farei nemmeno bella figura. Ah, già. C'è il signor Aldo che abita nell'appartamento sopra il nostro. Negli ultimi tempi lui fa degli spettacoli, delle parti nelle commedie. Potrei offrirgli anch'io una parte da interpretare e se accetta vedrò quale sarà la reazione di mio marito. Lo chiamo subito, tanto anche il suo numero nell'agenda. Ah, buongiorno signor Aldo, sono la signora Silvia, quella che abita nell'appartamento sotto al suo. Potrebbe scendere un attimo? Avrei da proporle un affare. Scende subito. Ah, benissimo. In ordine. Subito. Prego. Grazie, molto gentile. Dunque, lei mi ha detto al telefono che voleva propormi un affare. Sì, dato che lei è un attore, un bravo attore, sì, volevo proporle una parte da interpretare, ecco. E quale sarebbe? È quella del mio amante. Suo amante? Come non capisco, mi scusi, potrebbe essere un pochino più... Sì, mi spiego meglio. Vede, negli ultimi tempi mio marito dice che ormai io non mi interesso più a nessuno, che devo accettare di invecchiare, ma quello che è peggio è che mi sembra di non interessare più a lui. Via. Quindi io ho pensato di farmi trovare in casa con un uomo, di modo che, primo, se vede che interessa a qualcuno, intanto si ravvede su quello che pensa di me. E secondo, più importante, dalla sua reazione, io capisco se è ancora innamorato di me. Sì, vede, signora, io capisco il suo punto di vista, però non vorrei trovarmi in una situazione imbarazzante nei confronti di suo marito. Sì, sì, ma guardi che io vado bene, Lo so, però... Guardi, per la sua prestazione, che durerà, sì, no, 10 minuti, io le posso offrire 400 euro, 10 minuti 400 euro. Però, che cosa dovrei fare? Ecco, vede, mio marito torna a casa la sera sempre alle 19.45, precise. Lei scende giù da me 10 minuti prima e ci facciamo trovare insieme. Mi scusi, ma vede, come mi ha detto lei, se suo marito tutte le sere viene a casa alle 19.45 precise, se lei avesse realmente... E l'amante, non ci si farebbe trovare a quell'ora col suo amante. Già, non ci avevo pensato. A tutti i poeti manca un verso. Che si può fare? Ah, ecco cosa si fa. Domani pomeriggio, quando lui esce per il lavoro,
lavoro, gli dico: mi raccomando, caro, non tornare a casa prima delle 19.45 precise, siamo intesi? Così io gli metto la pulce nell'orecchio e senz'altro arriva un quarto d'ora prima, perché ormai io lo conosco. Allora facciamo così: lei scende da me verso le 19.20, va bene? Così potrebbe anche funzionare, va bene? Allora ci vediamo domani. Sì, Silvia, sono io. Cielo, mio marito! Cielo, suo marito! Delicata dei documenti dello studio, li prendo subito. Oddio, che lo facciamo? Non lo so, io lo so. Anticipiamo la messa in scena. No, nemmeno ripassato la parte. No. Lei vada di là in camera mia, che mio marito ci penso io. Ma non è suo marito che pensa a me. Perché non si toglie anche i pantaloni? Pantaloni no! Da 100 euro di più, 500 euro! Pantaloni sì! Ma ci sono, prendo un fazzoletto e un raffreddore. Ma che fai? Ti prego, non mi lasciare, ti prego! Ma ti senti male? Ti stacco sempre insieme a me! Ma va! Lei è l'amante di mia moglie. Vedi, si arrabbia, chi ti ha ancora interessato a me? Lo vuole picchiare! Picchiare! Sta svegliarmi! No, lei mi deve dire chi è! Lei deve dirmi, lei è l'amante di mia moglie, vero? Io vado! Venga qua! Quanto ben va! Si è dimenticato mia moglie! Sarà un brevissimo intervallo di circa 10